silenzio. Un attimo solo. Per favore. Ok. Possiamo. Quando volete, scusatemi. Un servizio importante per i tanti turisti che arrivano a Salerno. Sì, questa iniziativa innanzitutto è un'iniziativa voluta dal presidente dell'autorità portuale, l'avvocato Andrea Annunziata, e con la collaborazione anche del direttore dell'ufficio porti di Salerno e Castellammare, che è il dottore Giovanni Annunziata. È un'iniziativa che prosegue una collaborazione che dura da oltre 20 anni tra l'Humanitas e il porto di Salerno. Una collaborazione che serve anche a prestare attenzione ad una portualità quale quella turistica, perché è vero che a Salerno è importante il porto commerciale e il traffico merci, ma sono altrettanto importanti il traffico passeggeri, il diporto nautico, la pesca, cioè ognuno di questi settori dà il suo contributo allo sviluppo e all'occupazione nella nostra città, quindi è importante prestare attenzione anche alle esigenze della portualità turistica. La collaborazione con l'Humanitas dura, cioè una collaborazione che, come ho detto, risale sino alla nascita dell'autorità portuale. Con la presenza dell'Humanitas e dei Vigili del Fuoco abbiamo organizzato qui a Salerno degli eventi importantissimi, penso solo, cito uno per tutti, il CISAN, questo evento che era diventato un punto di riferimento a Salerno dell'estate salernitana. E con diverse serate nel corso delle quali si organizzavano convegni, mostre, fiere, spettacoli, e vedevano la partecipazione e l'affluenza di centinaia, a volte anche migliaia di persone. Tutte queste iniziative, tutti questi momenti di aggregazione che facevano registrare quindi anche migliaia di presenze, si sono svolte sempre in modo ordinato. In modo ordinato bisogna darne atto, e quindi per la presenza dei Vigili del Fuoco e dell'Humanitas, che svolgevano una funzione in qualche modo deterrente, preventiva, ma in grado anche di far fronte alle emergenze qualora si fossero presentate. E l'Humanitas in qualche occasione si è rivelata di grande utilità nel corso di queste serate. Quindi esprimo a nome dell'ente il compiacimento, l'apprezzamento, il ringraziamento per questa iniziativa, che va a beneficio di tutti i passeggeri che utilizzano le vie del mare dal porto Masuccio Salernitano, va a beneficio dei diportisti che ormeggiano le loro imbarcazioni qui al porto Masuccio Salernitano, ma anche di tutti coloro i quali lavorano in questo porto, penso in primis alla piccola pesca. E quindi io auguro buon lavoro al personale, a voi, al personale dell'Humanitas, e l'impegno di rivederci tra 5 mesi, a fine ottobre, per fare un resoconto di come sono andate le cose in questi 5 mesi. Per favore, ci può dare i crediti per il montaggio, nome, cognome e carica? Sì, io sono Elio Spagnolo, sono il capo settore affari generali e coordinamento porti di Salerno e Castellammare.